Certamente, signor Federsmith, era proprio mia intenzione. Vede, vorrei proporle un possibile accordo. Dice di sentirsi annoiato a tutto quello che desidera. Il piacere non è nel possedere, ma nella disperata lotta per possedere. È questo il concetto, vero, signor Federsmith? Continui. Allora facciamo così. Io la rimanderò a Cliffordville, la Cliffordville di tanti anni fa, e lei potrà ricominciare tutto da capo, acquistare, costruire, consolidare. Le potrebbe interessare? Signorina Devlin, lei non sta trattando con uno sciocco, è chiaro? Non sono uno di quegli zotici campagnoli che vende la propria anima per un misero nichelino. Facciamo così. Lei mi rispedisce indietro nel tempo, mi rimanda a Cliffordville, ma voglio avere esattamente l'aspetto che avevo allora. Regola numero uno. Concesso. Numero due. Voglio ricordare perfettamente tutto quello che è accaduto negli ultimi 50 anni. Voglio che tutti questi ricordi non vengano minimamente toccati. Concesso anche questo, signor Federsmith. Numero tre. Voglio che la città sia esattamente com'era, con le stesse identiche persone che io mi ricordo. Non c'è alcun problema. Desidera altro? E per finire, voglio che il tutto accada subito. Il tempo non ha assolutamente importanza. Scelga un orario e quell'orario verrà rispettato. Ora dobbiamo parlare del prezzo. Sì, signor Federsmith, del prezzo. Beh, suppongo che di solito il pagamento sia quello che a voi piace chiamare l'anima. A volte, signor Federsmith, questo è una parte integrante dell'accordo. Ma nel suo caso, abbiamo già ottenuto la sua anima tempo fa, almeno credo. Un attimo che voglio controllare. Ah, ecco qui. Il crollo delle obbligazioni della Trans-Mississippi, la società che lei ha comprato e manipolato. Con quell'imbroglio lei ha rovinato centinaia di persone. E da qui risultano anche 4 suicidi. Credo che gran parte della sua anima sia passata a noi poco tempo dopo. Ci sono molti altri casi, sotto vita privata, nono volume. Ci sono accordi d'affari, pensieri e sogni del subconscio. Ah... Ecco qui, omicidi indiretti, persone che ha spinto alla rovina, alla povertà, alla disperazione e infine alla morte. No, signor Federsmith, temo che la sua anima ormai non appartenga più a lei. E allora quale sarebbe il prezzo? Contanti, liquidi, soldi, verdoni, denaro. Ho qui una stima del suo patrimonio attuale. Se venisse liquidato in questo momento, varrebbe esattamente 36.891.412 dollari e 14 centesimi. Siete molto accurati. Ma certo, signor Federsmith, noi dobbiamo esserlo. Allora, quello che lei chiede ha un prezzo irrisorio. La somma totale, che per lei comprende il trasporto temporale, i vestiti, la conservazione della memoria e il mantenimento della città nella sua forma storicamente accurata, compresi i cittadini, è di 36.891.000 dollari, che le lascia un attivo di 1.412 dollari e 14 centesimi. Lei è una ladra. Signor